utilizzano questi contenitori in legno, che erano dei contenitori per del caffè, per realizzare delle casse per il mio computer come supporto per mantenere stabile il contenitore. Utilizzerò queste pacchette qui di legno, ovviamente per l'attacco utilizzerò questi qua. Allora, per fare questo lavoro dovrò utilizzare un trapano a colonne che qui non ho, quindi effettuerò il foro qua per applicarci questi supporti, ovviamente i fori laterali per questi qua. Adesso che faccio questo lavoro, poi dopo vi mostrerò quello che ho fatto. Ok, purtroppo non ho un'officina attrezzata e farò questo lavoro, dovevo usare un trapano a colonna e non ho potuto far vedere come ho fatto il buco. Quindi qua è venuto il foro dove era applicato questo qui e ho fatto i quattro fori dove vado a mettere i piti per impedire che andrà a rotolare. Come bisogna fare, metti qua, se avete visto, io ho fatto dei disegni, non sono un falegname, però mi sono arrangiato alla meglio. Allora, ho tracciato una linea centrale, perché alla fine questo è un cerchio. I fori devono essere praticamente, diciamo quasi la quarta parte del cerchio, quindi in prossimità di questa zona qui. Questa linea qua deve essere praticamente a centro tra la linea questa qui e i fori che abbiamo fatto, che andremo a fare, perché questa qui ci servirà come linea di riferimento, perché infatti sotto il trapano a colonna ho tenuto il barattolo così dritto e io, facendo il foro, è venuto praticamente in questo modo. Infatti vi faccio vedere, e appoggio soltanto, vedete, fa la forma in questo modo. La stessa cosa ho ripetuto anche per l'altro barattolo. Adesso andiamo a fare quest'altro lavoro. Dobbiamo andare a tagliare queste a misura. Ci portiamo in modo che va sulla parete interna. Ecco tutto. Ok. Adesso con l'aiuto di una riga ci mettiamo in modo che in modo che vada così matita e andiamo a segnare così, e così. Poi prendiamo un seghetto. Ok, ho preparato la colla vinilica e un pennello. Andiamo a sfilare uno per volta, non tutti insieme. Questa è vinilica specifica per il legno, quindi ce la mettiamo ben bene dentro. Ok, adesso qua dentro metterò degli spessori in modo da far appoggiare la cassa acustica e per facilitare
i chiodi, perché questo legno è un po' duro, gli farò un forellino con il trapano. A questo punto possiamo staccare le morsette, ok. E andiamo a fare una verniciatura della superficie. Allora, mettiamo questo qui, così. Sì. Userò un pennello piccolo perché ho solo questo. Sì, aspettate. Sì. Lo spazio. Non è molto. Ok. Prendo questo. Questo è un impregnante colore noce, quindi gli andiamo due passate. Seconda mano. We'll be right back.
pezzo a mano. My head is heavy, let me lay it down. Into your lap, I would love to drown. I need that story I used to hear, to run on and to end disappear. Allora, dopo tre mani di vernice, ecco qua il lavoro finito. È venuto proprio bello. Ecco qui. Neanche più le scritte, non si vedono tanto. Ok. Adesso, per ultimarlo, io finisco di farli asciugare meglio, devo passargli uno spray lucido. No, pardon. Uno spray trasparente per proteggere il legno. Quindi posso scegliere tra quello trasparente o opaco. In questo caso ho scelto di utilizzare l'opaco, almeno così gli lascio l'effetto di un legno rustico. Non vi faccio vedere quando andrò ad applicare questo tipo di spray, perché ho paura che si va a rovinare la lente della mia GoPro. Eccoci qua, ho fatto la seconda, due mani, praticamente ho fatto due mani di vernice e devo dire che è venuto davvero un bel lavoro. Non mi aspettavo di meglio. Quindi adesso andiamo a applicarci questi qui, quindi. Ok, mi aiuto con una punta da 1,5 mm per mettere le viti. Vado a centrare meglio, ok. Straight ahead as the last stop flies by. No more waiting for the gun to fire. No more walking through revolving doors. I've gone around once and I don't need to go around anymore. Ok. Prendo il mastice e mi applico tutto intorno. Il cablaggio, ho usato delle guaine termoritraenti in modo che la parte metallica non va in contatto con il riempimento, che in questo caso userò uno del cotone.
questo è il positivo e questo è il negativo che andrà sulla cassa, e questo è il circuito. Adesso seguirà un video che vi spiegherò praticamente come funziona. Nel frattempo lo vado a incollare e andiamo a riempirlo con della semplice ovatta. Se avete della lana sarebbe meglio, però ho trovato solo questo, lana specifica per queste cose qui. Quindi portiamoci i cavi fuori, ok, così, e piano piano andiamo a riempire. Finalmente è arrivato il momento di installare la cassa. Allora, questa qui è una cassa a due vie, in teoria dovrebbe essere da 25 watt, e la classica cassa si usa anche per gli impianti dell'auto e da 4 ohm. Allora, anche con questo, mettiamo questo da parte, e prendiamo l'altra cassa. Ovviamente devo prima tagliare un pezzettino di legno qua, perché la cassa, essendo conica, urta, quindi dopo lo taglio. Perché avevo i coperti? Praticamente mi sono ricavato da un pannello di plastica queste ciambelle. Il foro centrale lo dovete realizzare in base alla grandezza della cassa, e il cerchio esterno lo dovete realizzare almeno un millimetro più piccolo rispetto a quello che ci serve, perché dopo questo qui andrà a fare volume. Questa è una normale gas che ho pagato circa 60 centesimi, adesso me lo ricordo. Mi sono fatto spiegare un po' da mia moglie come funziona, come si utilizza, perché io non sono molto pratico al riguardo. In pratica a noi servirà questa tela qui, quindi dovremmo fare in questo modo. Metto questa così e voilà. Ho preso della colla vinilica, aggiungiamo giusto un goccio d'acqua, qualche goccia d'acqua, così, in modo che non sia troppo densa. In pratica dovreste trovarvi una soluzione così. Ok, e cominciamo a passarla. Intanto questa diventa trasparente. Lo scopo è quello di far diventare questa calza rigida, in modo da farla durare il più possibile nel tempo. Play all the games and getting high in love. They can chase us down, but we will always
win. Leading every dance, feeling every touch, and getting high in love. We're invincible. Trust in me. We're invincible. Don't you see? We're invincible. Ho finito qui di asciugare, faccio la parte di sotto. Ok, a questo punto si è asciugato, ha un leggero effetto un po' lucido, ma va bene. Quindi togliamoci questa parte qui che è rimasta vicino. Questa cosa anche qui. Possiamo andare ad applicare vicino alle casse. Ecco il lavoro finito. Ho applicato anche il tappo per proteggere anche le casse da urti e soprattutto dalla polvere. Se vedete come è venuto il lavoro finale, è venuto proprio bellissimo, e non vi dico la qualità audio, che migliora tantissimo rispetto alle casse che avevo in precedenza. Quindi non l'ho chiesto inizio video, vi chiedo di lasciare un like, ecco il mio bel pollicione, un like, e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Buona giornata a tutti.